un'altra parola chiave voglio condividere con voi, poco usata, però io l'ho articolata molto, soprattutto in un libro, Comunicare Mediterraneo, sostenendo la tesi che ancora sostengo, che il concetto stesso di leadership sia antico, e soprattutto di leader unico. Il concetto di carisma, o carisma, è invece molto più avanzato, così avanzato che adesso non mi trattengo dal parlarne. Voglio solo ricordarvi, per chi non lo sapesse, che carisma in greco vuol dire dono. Più o meno ha un significato differente, ma simile, va a completare anche quello della parola talento. Cioè un dono per gli altri. Ed essendo un dono per gli altri, viene riconosciuto dagli altri. Quindi tu hai carisma perché sento che tu hai qualcosa per me. Quindi io ho carisma perché ho qualcosa per te. E il carisma individuale e ancora di più il carisma collettivo è quello che io, spingendo molto in avanti, diciamo, il pensiero sul piano della leadership, propongo come nuova forza coagulante, no? dei gruppi, delle masse. E quindi nel futuro, per un soggetto come me, se si deve parlare di leader, no, non esiste più il leader, non esiste più. Esiste un carisma, o un carisma che può essere individuale e o collettivo. Allora sarà il carisma collettivo, sintesi di quello individuale, a essere, a forgiare, a indicare la direzione, la politica, diciamo, dei gruppi. Però ripeto, questo è un pensiero un po' complesso e sottile, in caso vi rimando alla lettura del mio libro dove parlo di questo, Comunicare Mediterraneo, però ve lo voglio accennare. Vedete un po', no? Beh, questa immagine anche abbastanza banale che ho scelto, però insomma questo gattino che in realtà proietta dietro di sé un'ombra molto più grande, no? Sembra quasi un leone, quindi ha un'energia superiore a quella del fisico. Il carisma è questo, no? È questa aurea che cresce, si espande intorno a te. E produce nell'altro, in chi incontra la nostra aura, produce attrazione, produce affidamento, produce anche tante cose negative, perché dipende dal mio stato di coscienza, ma se io sono una persona che è abituata a cercare la sottomissione all'autorità, appena trovo soggetti così mi inginocchio, no? mi sottometto, per dirne una. Oppure al contrario, se io reagisco all'autorità, appena trovo uno con un carisma forte, mi sta già sulle palle, lo voglio scannare. Nei cerchi, per esempio, abituatevi, chi di voi coordina dei cerchi avrà fatto esperienza. La prima cosa come guide che voi stimolate, proprio a causa del bisogno di identità e il bisogno di appartenenza, chi ha avuto problemi con l'autorità paterna in maniera particolare, non sono poche le persone, molti di noi hanno problemi di autorità, appena si trovano nel cerchio, tu che rappresenti in quel momento l'autorità, diventi oggetto delle loro proiezioni, quindi delle loro fantasie di tutti i tipi. Siccome appunto l'autorità deviata può essere o desiderata supinamente, alla quale ti sottometti e mitizzi proprio il leader, no? Sia invece proprio lo devi proprio mandar via, lo devi abbattere, perché al contrario tu non hai mai accettato un'autorità, non hai compiuto quel passaggio di responsabilità. Quindi quando voi guidate un gruppo, sappiate che persone equilibrate ne trovate poche.
su di voi proietteranno sempre una parte delle, come posso dire, delle proiezioni che faranno di voi, tra virgolette, un mito, e che vi consiglio di guardarvi bene dall'accettare questo genere di attenzioni, e divertitevi invece di più con coloro che invece si incazzeranno con voi, che vi accuseranno, che vi metteranno in difficoltà, pur continuando a venire nel cerchio, questo è chiaro. Andiamo avanti. Leadership vision. Perché ci sia un leader, cioè qualcuno che possa essere da guida, da orientamento, ci deve essere una visione, cioè ci deve essere una destinazione. La visione è la parte più importante, essenziale. Non esiste leader se non c'è, se non è impregnato del suo sogno, se non è impregnato della frequenza di ciò verso cui si muove. La forza del leader non è se stesso. Il leader siamo tutti potenzialmente leader, e siamo tutti chiamati a esprimere la nostra leadership, ma non è un fatto connaturato, è uno strumento che si mette in moto perché esiste una visione, perché esiste un... non è un progetto, è proprio una visione, qualcosa di sfocato, ma maledettamente magnetico. Quante visioni, quanti sogni magnetici noi abbiamo e non abbiamo avuto il coraggio di ammettere il magnetismo che hanno su di noi, perché ci sono state idee, sogni magari del nonno, della zia o della madre, del padre, che si sono lanciati contro di noi, su di noi, in maniera più forte del nostro sogno. Noi abbiamo abbandonato il magnetismo del nostro sogno, vinti dalla pressione magnetica, chiamiamola così, del sogno di qualcun altro. Ecco, se noi parliamo di leader, parliamo di medium che canalizzano una visione. Non stiamo parlando d'altro. Quindi non esiste il leader se non c'è un sogno. Il sogno è qualcosa di sfocato. Se fosse chiaro, sarebbe un progetto, e allora non sarebbe neanche più una guida. Ci sarebbe bisogno solo di costruire dei binari, non ci sarebbe bisogno di un medium che canalizzi una visione. La visione è sfumata, è sfocata. E se diventa chiara perché c'è qualcuno che fa dei passi verso questa direzione, questa visione che è quasi irraggiungibile. Mentre tu stai camminando e stai facendo i passi, stai realizzando e vivendo già la visione. Quindi da una parte non ci arrivi mai, dall'altra la stai vivendo subito. Il tuo sogno è oggi, adesso. Se non comprendiamo questo, il leader ha questo magnetismo. Tant'è che quando lo incontri, magari è stracciato, non ha un cazzo di niente, ma c'ha dentro una visione, e siccome la sta vivendo come un sogno già realizzato, perché lo sta realizzando, ha un magnetismo che tu, che puoi avere tutta la materia, puoi avere tutti i soldi, non ce l'hai, non lo puoi avere. Quindi la forza del leader è nella forza di ciò che sente, ciò che intuisce il leader, e nella forza che dà al perseguire, a onorare, perché di questo si tratta, a onorare quella attrazione, quel magnetismo erotico, che se è erotico per te è perché è un fatto animico. Quindi leadership come processo di influenza caratterizzata dalla capacità di determinare consenso volontario, un'accettazione soggettiva e motivata nelle persone. Quindi creare motivazione attraverso motivazioni intrinseche, personali, intime, non estrinseche, quindi non premi, profitto, no, tutte motivazioni intrinseche, spesso neanche ben codificate,
il leader diventa un inseminatore di queste motivazioni, che sono tra l'altro il fertilizzante dei talenti altrui. Cioè, quello stimolo che sente una persona nell'essere guidata da una persona non è di sottomettersi, ma è quello di farsi annaffiare i propri fiori, i propri talenti dal leader, perché sente questo, il carisma è questo, il dono che abbiamo noi quando facciamo da guida è quello di poter essere annaffiatori nei semi e nelle piantine altrui. Leader l'alchimista, si concede fiducia il leader. Ma non se ne fotte proprio niente, se la visione è da folli, non fa calcoli, eh. Il leader non fa calcoli. Poi il leader ha anche la capacità di diventare manager, di fare calcoli, ma sul piano della leadership non ci sono calcoli. C'è un fluire, c'è un'energia verso la quale, attraverso la quale fluisco. Quindi si concede fiducia. Abbassa la critica distruttiva del giudice interiore. Se tu non hai mai sperimentato leadership, ti dico, stai su questo rigo più che puoi, perché qua c'è tutto. Abbi fiducia nel sogno che ti muove. Più pazzo è, più ti porta a fare movimenti inediti, o usare parole inedite, più dagli ascolto. Più divertiti a darti fiducia, a vederlo camminare, a vedere camminare la follia del tuo sogno. Dai fiducia e abbassa la critica distruttiva del giudice interiore, quello che ti dice: ma che stai facendo? Che cosa ti servirà? Ecco, questo giudice interiore che viene dai giudici esteriori. Invece, è la forza del leader, è quello di sentirlo dentro di sé, ma di accettare la sfida con fiducia. Il leader conosce e trasmuta le forze del proprio lato oscuro. Io non so che idea avete del leader, ma veramente il leader io spesso lo sento quasi introverso. Se io lo immagino, è molto introverso. Perché è arricchito dalla conoscenza della propria complessità interiore e quindi è uno dei pochi che sa fare i conti con il proprio lato oscuro. Perché se un vero leader vede uscire fuori la propria potenza proprio liberata dall'eliminazione del lato oscuro, trasmuta le difficoltà in opportunità, si eccita quasi di fronte alle opportunità, il manager si incazza. Il leader si sorprende, il leader è quasi, come posso dire, coglie la sfida, accetta la sfida, cioè, vede nell'imprevisto un'altra dose un bel pacchetto quantico di opportunità su cui sbizzarrirsi. Il leader è mosso da identità e spirito di servizio, appartenenza. Il leader ispira e fa sviluppare la leadership altrui. La leadership può e deve essere raffinata e allenata. La leadership è l'arte di essere numero zero. Questo è un modo che di dire che sta prima, non sta in graduatoria, un po' come faceva Emanuele. Che non sta in classifica il numero uno, non è il numero, è un numero zero. Cioè senza di quello non si può manco cominciare a numerare, diciamo, a contare. Un po' come l'acqua, lo zero è un po' come vuoto, no? Come vuoto quantico, come nota chiave.